Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand della Nayax, l'azienda internazionale che si occupa di pagamenti elettronici, con Giuseppe Canonaco, il responsabile tecnico operativo, e Mario Burgani. Mario, intanto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, benvenuti a Venditalia 2022. Finalmente, dopo due anni, ci ritroviamo in questa bellissimo contesto di vending. In realtà i due anni stavolta sono quattro, perché Venditalia è certamente una biennale, ma è saltata un'edizione per i noti motivi legati alla pandemia e all'emergenza sanitaria. Giuseppe, bentornato anche a te. Noi ci siamo sentiti con le vostre ultimissime novità, di cui abbiamo scritto sulla nostra rivista Vending News. Finalmente però ci vediamo da vicino. Sì, è vero, finalmente ci vediamo, le novità ci sono sempre. Finalmente è il momento di parlare di pagamenti digitali e di parlare di Nayax e tutti i prodotti che possiamo offrire ai nostri clienti e ai nostri futuri clienti. Ecco, fino a ieri le novità erano due, oggi sono diventate tre. Parliamo un po' tu, un po' Mario, delle novità che presentate oggi a Venditalia 2022. Allora, innanzitutto abbiamo i prodotti VPOS Touch e Onyx, che anche se non sono delle novità, lo sono sempre, in quanto non sono obsolete e permettono da remoto di aggiornarli ai nuovi pagamenti. Per esempio oggi abbiamo Satispay, Alipay, che prima non avevamo, con lo stesso prodotto hardware. Quindi questo ci permette di offrire un prodotto nel corso degli anni sempre innovativo e sempre con delle novità. Quindi è possibile installarlo su varie tipologie di macchine, ce l'abbiamo sul classico vending in modalità MDB, ma si può installare in modalità Pulse su mercati verticali come lavanderie, car wash, come sistemi di poltrone massaggio o quanto ne ha, qualsiasi cosa, oppure su macchine più complesse come possono essere le colonnine elettriche o come possono essere gli armadietti, i locker, dove abbiamo un protocollo nostro personalizzato. A questi due modelli, che poi vedremo, si chiama Onyx e VPOS Touch, che permettono di pagare con qualsiasi carta, con qualsiasi telefonino, quindi possiamo accostare una carta, possiamo accostare un telefonino, possiamo pagare da remoto digitando un tasto sul telefonino, possiamo leggere un QR code di Alipay o di Satispay, possiamo veramente fare di tutto per pagare in maniera digitale. Abbiamo anche la telemetria sullo stesso prodotto, quindi usando lo stesso Onyx, un prodotto così piccolino ci permette comunque di connetterci da remoto, vedere lo stato della macchina, lo stato della gettoniera, se abbiamo degli allarmi sulla macchina, se abbiamo il cassetto vuoto o se abbiamo problemi di vendita o di malfunzionamento della macchina. Quindi questi sono i due prodotti che esistono già da tanto, che sono sempre nuovi e che non vediamo l'ora di provarli nel vending italiano e nel nostro mercato, dove le carte di credito stanno partendo, ma anche altro di digitale. Tu sei sempre esaustivo quando parli dei vostri prodotti, perché un po' ne sei anche innamorato. Insomma, io te lo leggo negli occhi e vedo con piacere che appunto riesci a dirne davvero tutti i dettagli. Ti dispiace se passiamo la parola a Mario, ti rubiamo lo scettro per qualche istante? Volentieri, io ho passione, perché sono tanti anni che conosco il prodotto e vorrei trasmetterla ai clienti. Mi rendo conto che è complesso, ma col tempo ci si riesce. Bene, allora Giuseppe, passiamo il microfono a Mario per farci spiegare il nuovo prodotto che uscirà, anzi è uscito ormai, l'abbiamo presentato ufficialmente proprio oggi qui a Venditalia. Di cosa si tratta e quali sono le sue funzioni? Allora, si tratta di un prodotto rivoluzionario nel settore, relativo al micro market, self checkout, quindi diciamo la evoluzione del vending, dove andremo a trovare dei contesti in cui il cliente potrà prendere il prodotto da solo, scansionarlo, pagarlo e uscire. Naturalmente si parla di un contesto unattended, quindi non presidiato, però controllato, quindi diciamo una mensa aziendale, un ufficio o un hotel in cui c'è magari un controllo
visuale, quindi una telecamera, però il cliente, quindi senza avere una vending, può prendere dei prodotti in esposizione e da solo, come in un supermercato, prendere, pagare e uscire. Diciamo che tra poco gli umani serviranno solo ed esclusivamente a consumare, a costruire queste attrezzature e magari semplicemente monitorare le vendite, è così? È anche così, però con Niax c'è una particolarità, cioè diciamo così, noi riusciamo a dare un elemento, diciamo, personale e di mettere in contatto le aziende con transazioni che altrimenti sarebbero anonime, invece noi gli diamo praticamente un nome e un cognome e quindi permettiamo l'elemento umano e quindi delle azioni di marketing dirette su un cliente che altrimenti l'azienda non avrebbe mai conosciuto, l'operatore non avrebbe mai conosciuto qualcuno che prende un prodotto e se ne va, invece noi con i nostri sistemi gli diamo informazioni su quel cliente, quindi possiamo riandarci e fargli delle offerte mirate. Io direi che questo è davvero il futuro. Ringrazio allora Mario Burgani e Giuseppe Cannonaco. Vorrei aggiungere ancora una cosa sul prodotto nuovo in cui non abbiamo parlato, il Commodore, che arriverà il prossimo anno e che permetterà finalmente al Niax di avere l'inserimento del codice PIN non glass sui nostri terminali, che era qualcosa che i clienti aspettavano veramente da tanto. Siete avanti Giuseppe. Grazie, grazie per il contributo. Grazie a voi, sempre i migliori. Grazie. Grazie a tutti. Grazie Mario, noi continuiamo perché come avrete visto le novità presentate qui a Venditalia 2022 sono tante, ma davvero tante. Restate con noi.